Se siete stanchi di alzarvi la mattina e trovare il cassetto del vostro comodino con i cavi in questa situazione, oppure anche al lavoro col cassetto della vostra scrivania, allora questi nuovissimi cavi di MagTain, magnetici, ultra rapidi e anti-groviglio, potrebbe essere la soluzione che stavate aspettando. Il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e vi dirò tutta la sua scheda tecnica, e nella seconda parte andremo a fare tutti i test sia di caricamento ma anche di trasferimento dati. E prima di partire vi ricordo che se anche voi volete acquistare questi bellissimi cavi, vi ho lasciato il link diretto per poterli acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Guardate già l'ordine e la perfezione di questi bellissimi cavi della MagTain. Voglio andarli a provare uno a uno, prima però vi voglio far vedere le loro particolarità. Si mettono in ordine da soli perché sono leggermente magnetici, adesso ve lo faccio vedere, guardate. Sia quello Nexus ma anche il Duo perché ovviamente ha l'adattatore con il gommino, per cui non rischiate di perderlo. Se vi serve un doppio tipo C lo connettete così, oppure se vi serve un USB basterà riagganciarlo e in pochissimi secondi passerete da un tipo all'altro. Per cui sono veramente dei cavi rivoluzionari e soprattutto hanno un prezzo come dei cavi normali. Questo invece è un adattatore magnetico, anche questo molto semplice e facile da installare. Tra l'altro vi voglio far vedere quanto è potente il magnete, guardate, e va direttamente in sede, per cui è veramente super pratico in qualsiasi situazione. Adesso lo provo a testare. È veramente tanta roba e vi risolverà tantissimo il problema di usura dei connettori, perché non so se lo sapete ma i cellulari, questo è il mio vecchio cellulare come vedete già abbastanza usurato, tendono col passare del tempo a usurare e danneggiare questo connettore che vedete. Con questa soluzione non avrete più questo problema, perché vi basterà attaccare questo connettore di tipo C magnetico e non dovrete più infilarlo nella sede dello smartphone, ma vi basterà usare il magnete, molto utile per prolungare la vita dei vostri cellulari. Questo è il dietro le quinte della mia attrezzatura e come vedete qua ci sono i softbox, l'armatura di Vegeta, tutti i led, la spada di Zabuza e anche il mega shuriken. Ma adesso vi voglio far vedere il sotto della mia postazione, quanti cavi e fili ci sono in giro. Adesso vi faccio vedere anche dall'altra parte, guardate qua che casino, è una parte che ovviamente nei video non si vede mai. Ma tornando al discorso dei cavi per i cellulari o per tutti i dispositivi, questi sono i cassetti che contengono le mie caverie. Qua c'è un cavo all'interno di un walkie talkie, da quanto casino ho nella mia postazione. Ma qui viene il peggio, guardate, guardate che rosso incredibile, pieno di caverie tipo C, USB, e ovviamente non avendo la struttura anti-groviglio, questo è quello che vi capita con i cavi normali. Vi faccio vedere anche da vicino la differenza, sono progettati per rimanere in ordine a differenza dei cavi tradizionali, per cui per un content creator può fare veramente la differenza. Andiamo a fare la prova con un cavo tradizionale, a provarlo a rotolare e dopo faremo lo stesso test con i cavi della MagTain. Vado a rotolare il classico cavo tradizionale come quello che avete in casa vostra e guardate, guardate cosa succede non appena lo mettete su un cassetto o su una superficie. Ed è per questo che dopo alcune settimane i vostri cassetti, come anche il mio, raggiungono questa situazione. Adesso facciamo la stessa prova col cavo della MagTain. Vediamo se una volta che l'avrò srotolato tornerà nella posa originale senza troppa fatica. Andiamo a riavvolgerlo, guardate che spettacolo, praticamente si riavvolge da solo. E guardate cosa succede se lo lancio sulla scrivania, praticamente rimane compatto, a differenza dell'altro che si è completamente aperto. Vi mostro anche l'inquadratura dal lato, guardate, lo tiro su, lo mollo giù e praticamente si arrotola da solo. Per cui grazie a questa caratteristica potrete riporre i cavi della MagTain nei cassetti senza avere nessun problema di creare noiosi grovigli. E ora siamo pronti per il test, ho preparato un sacco di roba a partire dagli alimentatori e l'altro molto più classico con due porte USB di tipo A. Per quanto riguarda i device da caricare abbiamo tutto il kitame dell'Insta360 a partire dalla Go 3, l'X3 e l'Ace Pro, due joystick della Switch e tre cellulari, due rugged e uno classico. Come prima cosa andiamo a sorteggiare chi sarà il vincitore del connettore magnetico, lo andiamo a buttare, allora più vicino sull'Ace Pro, per cui adesso lo andiamo ad attaccare su questa telecamera, così vi faccio vedere che funziona anche con le action cam. L'ho già inserito, partiamo con la prima ricarica, andiamo a collegare all'alimentatore, inseriamo nella ciabatta, andiamo a collegarlo con l'Ace Pro e siamo pronti con la ricarica. Guardate, avete visto, è già partito e il primo dispositivo si sta ricaricando. Ora è il turno del MagTain Duo, in questo caso non vado a staccare l'USB di tipo A perché ho già l'alimentatore corretto. In questo caso andiamo a caricare la Go 3, vediamo se anche qui, avete visto come si è accesa immediatamente. Proviamo a fare anche un altro test, andiamo a switchare, vado a inserire il MagTain Duo nell'Insta360 Ace Pro,
Per vedere se anche la funzione doppio tipo C funziona correttamente, andiamo a staccare la porta USB tipo A e lo andiamo a collegare con l'altro alimentatore. Siete pronti? Vediamo. E guardate, ricarica anche con questa funzione. Per cui, come avete visto, funziona correttamente in entrambe le versioni. Continuiamo con i test e andiamo a ricaricare con il Nexon Lista 360 X3. Andiamo a vedere anche qui se funziona correttamente. Vediamo se si accende la luce rossa. Si è acceso e invece con l'altro andiamo a ricaricare con la porta USB tipo A, in questo caso, uno dei due joystick della Nintendo Switch. Proviamo anche l'altro joystick con il Nexus, in questo caso, per ricaricarli contemporaneamente. Come avete visto, funzionano anche in questo caso, per cui testati anche sui controller. E come ultimo test ci mancano i cellulari. Vi svelo anche che questo modello Ruge della Blackview ha anche la capacità di fare la ricarica inversa. Andiamo a provare subito con questo cavo della Nexus. Guardate, ha iniziato a ricaricarsi, per cui funziona perfettamente anche nella ricarica tra due smartphone. E l'altro vantaggio di avere un adattatore a 90 gradi è soprattutto per i videogiocatori che magari giocano spesso al cellulare, perché sarete molto ma molto più comodi senza avere il problema laterale per l'impugnatura. Guardate quanto sono scomodo, perché se dalla parte sinistra posso avere un'ottima impugnatura, guardate dalla parte destra, perché non riesco a tenere la mano in maniera corretta per colpa del connettore. Guardate invece la differenza col connettore a 90 gradi della MagTame: riesco a tenere il cellulare perfettamente come se non ci fosse. Veramente un accessorio fondamentale a chi piace giocare ai videogiochi sui cellulari. E ora, come ultimo test, andiamo a fare anche la prova del trasferimento dati. Utilizzerò questa bellissima Insta 360 Go 3, collego l'altra estremità nello slot del computer. Guardate com'è già partito a busso, 14 GB in meno di un minuto. E intanto che fa il download, vi voglio far vedere un breve tour del sito MagTame. Guardate quanti dispositivi, praticamente sono tutti i tipi di cavi, da 60 watt, da un metro e mezzo, tipo C e tipo A, oppure quelli doppio tipo C. Quelli della recensione di oggi sono questo qui, che tra l'altro è anche in sconto del 21%, il modello Nexus. L'altro che avete visto è il Duo, quello con tipo A e tipo C. E per quanto riguarda gli adattatori, guardate anche qui quanta scelta ci sono, di tutti i watt e di tutti i tipi. Quello del video di oggi è questo qui, che avete visto anche nel test durante il game dal cellulare, che è molto pratico se utilizzate spesso il cellulare sotto carico o con la powerbank o col trasformatore. E nel tempo di questo breve tour del sito vi faccio vedere che ha già scaricato tutti i file, ben 15 GB di materiale. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se per caso anche voi volete acquistare questi fantastici cavi, vi ho lasciato il link diretto per poterli acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!